I sacrifici sono serviti, gli sforzi di un'amministrazione sono visibili. È raggiante, Nicola Ottaviani. L'atmosfera cupa che aleggia sul suo consiglio oggi è stata spazzata via dalla soddisfazione, quella cioè di aver dato a Frosinone una risposta ad una domanda lunga 40 anni, una sede degna per l'Accademia di Belle Arti. Questi sono tra i pochi momenti in cui ci si può rendere conto che vale la pena fare sacrifici anche per amministrare gli enti. Quando si acquista un teatro da 1.000 posti ed è sempre pieno, come quello del Nestor, quando si inaugura una sede per l'Accademia che mancava da 40 anni e tra l'altro si rischiava di perdere questa importante istituzione perché non aveva purtroppo anche una sede stabile, allora ci rendiamo conto che vale la pena investire su quello che è il profilo anche pubblico. La sede del Tiravanti, costruita nel 1925 e completata 4 anni dopo, è stata sottoposta in questi mesi ad un lungo intervento di restauro. È una grande festa, ci sono voluti 40 anni, ma finalmente possiamo dire a voce alta di avere una sede idonea soprattutto per loro, gli studenti, perché l'Accademia è degli studenti. La sfida che ho accettato all'inizio è stata ardua, sinceramente pensavo che sarebbe stato più semplice. Alla fine stavamo quasi per traslocare da Frosinone, avevamo trovato un immobile nel comune di Veroli che poteva essere idoneo, avevamo già fatto visitare l'immobile al direttore generale del Ministero che ci ha dato l'ok perché lui pure non voleva che Frosinone venisse chiusa. Poi è arrivata una telefonata del sindaco Ottaviani che finalmente ha detto: guarda, io come comune di Frosinone vi metto a disposizione il Tiravanti. Al Tiravanti, uno degli edifici di maggior pregio architettonico del capoluogo ciociaro, saranno ospitati i corsi accademici, compresi quelli tenuti in edifici di altri comuni. Oggi investire in cultura, investire in formazione vuol dire dare una prospettiva di sviluppo al territorio della provincia di Frosinone.